Qua nel file vediamo gli stessi calcoli che abbiamo appena visto in dettaglio. La regola di quantizzazione di Bohr, il momento angolare dell'elettrone orbitante, deve essere multiplo intero di h tagliato. Qua c'è la quantizzazione dei raggi orbitali, tutti i calcoli che abbiamo appena visto, che poi portano alla formula dei vari raggi permessi, che crescono con n al quadrato, quindi il primo raggio, il secondo 4 volte più grande, il terzo 9 volte più largo e così via. In particolare si calcola il raggio di Bohr, come abbiamo appena visto, vale 0,53 angstrom. Poi si sostituiscono i raggi quantizzati nella formula dell'energia meccanica di Rutherford. E così si ottiene la quantizzazione dei livelli energetici. Questa è la formula finale, dove E1H ha questa espressione, vale meno 13,6 elettron volt ed è l'energia di legame dell'elettrone nello stato fondamentale E1, quindi N uguale a 1, dell'atomo di idrogeno Z uguale a 1. Da notare che Bohr nei suoi calcoli non introduce nessun parametro libero nuovo, cioè ad hoc, ma semplicemente si fa per dire, comunque ricava tutte le proprietà e quantizza tutte le grandezze fisiche dell'elettrone rotante, in modo particolare quantizza i raggi orbitali e le energie meccaniche, partendo da un'unica regola di quantizzazione sul momento angolare.